No, è osso. Eccoci, esatto, noi abbiamo qua con noi appunto Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera, che rideva per questa vignetta. A breve comincerà un dibattito. Noi siamo alla Bergenfest, una delle feste storiche e tradizionali della Lega. Qui c'è veramente lo zoccolo duro dell'elettorato leghista. La sensazione peraltro è che la base sia un po' disorientata. È una appunto festa importante, qui arriverà anche Salvini, ma oggi ci sarà un dibattito sulla crisi di governo, ci sarà Molinari, Garavaglia, vice ministro leghista dell'economia, e Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, quindi almeno qui state ancora insieme stasera. Intanto le chiedo, appunto, noi abbiamo raccolto diverse voci, tra queste voci c'è anche chi parla addirittura di un contatto di oggi dopo la trattativa con il PD tra Salvini e Di Maio. Lei si sente di escluderla questa cosa? Beh, come lei può vedere, io sono a Bergamo, quindi non so se a Roma Salvini e Di Maio sono parlati. Sì. Non mi risulta. Ah. Ho letto anche i comunicati del 5 Stelle che dicono che l'unico tavolo aperto è quello col Partito Democratico, quindi non ho motivo di pensare il contrario. Quello che però è certo è che Salvini, con grande senso di responsabilità, ieri al Quirinale ha avuto il coraggio di passare sopra agli insulti, alle incomprensioni, al fatto che il 5 Stelle in aula al Senato non abbia affrontato i temi politici che hanno creato la crisi, ma si sia limitato a insultare, dicendo che se il 5 Stelle vorrà tornare a dialogare con noi e provare a risolvere quei problemi che hanno creato la crisi di governo, noi siamo disponibili a ragionare. Quindi direi che Salvini l'apertura l'ha fatta nella sede più autorevole in cui poteva farla, quindi il Quirinale, e già l'aveva fatta in Senato. Ora il 5 Stelle dovrà valutare se vuole fare un'alleanza col Movimento 5 Stelle, col Partito Democratico, che ha soltanto il fine di far durare la legislatura e conservare le proprie posizioni, perché è un'alleanza che costituzionalmente è legittima ma politicamente è insostenibile, oppure se vuole provare a ritrattare con la Lega. Detto ciò, per noi la via maestra per risolvere questa crisi resta il voto, e questa è la richiesta che abbiamo fatto a Mattarella ieri. Perché oggi c'è stata anche un'importante apertura, no, da parte di Battista. Sempre verso la Lega. Certo. Scusa, Davide. Ma sì, l'apertura di Di Battista, che non è storicamente uno degli esponenti del 5 Stelle più vicino a noi, direi, visto che è uno che non ha mai lesinato critiche, insulti e commenti negativi, a mio avviso è il termometro del fatto che nel 5 Stelle non tutti siano d'accordo con questa alleanza col Partito Democratico, perché è un'alleanza che non può essere capita dalla base dei 5 Stelle, non può essere capita dagli elettori del Movimento 5 Stelle, e soprattutto non può essere giustificata politicamente, perché in questi 14 mesi di governo, noi e loro, pur coi contrasti, le liti, le incomprensioni, abbiamo comunque approvato una serie di provvedimenti importanti che non rinneghiamo, penso alla quota 100 per quanto riguarda loro il reddito di cittadinanza, i decreti sicurezza, il decreto dignità, quindi tutte cose importanti su cui il PD ha fatto una strenua opposizione, su cui ha condotto una battaglia in Parlamento e nelle piazze italiane durissima, dicendo che erano provvedimenti che stavano mandando a scatafascio l'economia italiana e che stavano distruggendo il paese. Ora qualcuno deve contraddirsi, o si contraddice il PD o si contraddicono i 5 Stelle. Ma quindi voi siete pronti a tornare insieme tecnicamente, e addirittura potreste cedere per segno di buona volontà Palazzo Chigi ai 5 Stelle? Ma noi non dovremmo cedere Palazzo Chigi, perché Palazzo Chigi già era dei 5 Stelle, perché a Conte Di Maio. Evidentemente a Di non Maio. È un esponente della Lega. Evidentemente non è esponente. Ma guardi, ma saremmo già molto avanti se stessimo a discutere di poltrone, di chi fa il premier e di chi sono i ministri. Il tema è politico. La crisi è stata aperta perché c'era una serie di questioni su cui il paese era fermo, il governo era fermo e il 5 Stelle stava bloccando il buon andamento del governo. E sono in particolare la riforma della giustizia, le autonomie, le infrastrutture, le riforme istituzionali, la legge di bilancio con l'abbassamento delle tasse. Quindi quelli sono provvedimenti su cui dal 5 Stelle abbiamo sentito dei no e un blocco. Se il 5 Stelle vuole cambiare registro ed è disponibile a aprire un dialogo per provare a portare avanti quei provvedimenti che erano nel contratto di governo, noi non diciamo di no. Prima si scioglie quel nodo e poi si ragiona di chi fa il premier e di chi fa il